Buongiorno carissimi amici, ben ritrovati qui sul nostro canale. Oggi quarta puntata aggiornamento con Gabriele. Mi riassunto per chi non ci ha seguito fino ad oggi, cosa avevamo lasciato nel terzo video? Situazione di deposizione. Le canarine avevano iniziato a deporre, quindi avevamo una situazione di 17 gradi, adesso siamo in una situazione di 18 gradi e 56% di umidità. Ricordo che l'incremento l'avevamo sceso a 2 e siamo appena oltre le 13 ore e abbiamo già le prime indicazioni sulle speratura. Quindi questa oggi è una puntata dedicata alle speratura. Cosa è cambiato nell'alimentazione? Nell'alimentazione è cambiato ben poco. Scaiola, bastoncino secco puro e sto dando ai nostri novelli un po' di bastoncino con semi bolliti. Quindi c'è una spolverata di couscous e basta. Quindi qualcosa, un bastoncino che inizia a essere preparatorio per quello riproduttivo, ma abbastanza light, pochissimi semi, un pochino di couscous e prevalentemente del secco. Quindi questo è l'assetto. E ci abbiamo tantissime deposizioni, ci abbiamo tantissime sparature da fare, ma con voi ne andremo a fare un paio. Ci ritroviamo con le sparature. Prima sparatura, questa ve la voglio fare vedere perché è molto anticipata, nel senso che ha solo 3 giorni. Ma andiamo a vedere se già possiamo intuire qualcosa. Vedete che l'uovo tende ad essere giallastro. Vedete che ci sono dei filamenti rossicci? Bene, quell'uovo è fecondo. Abbiamo già la prima formazione dell'embrione. E anche qui uguale, non so se riuscite a percepirlo. Spero che in questo video riuscirete a percepirlo. Anche qui molto giallastro, e lo stesso anche questo. E non sempre a 3 giorni si riesce a notare. Siccome le temperature sono abbastanza ottime nel mio allevamento in questo momento, quindi si riesce a percepire questa cosa. Il mio consiglio che vi posso dare, attendete una speratura anche 6-7 giorni, perché ci potrebbe essere lo sviluppo dell'embrione un po' in maniera molto tardiva. Andiamo a fare un'altra speratura di 6-7 giorni. Altra speratura, questo siamo a 7 giorni, guardate come diventa bello rosso, guardate, quindi un uovo pieno, questo è chiaro, sembrerebbe chiaro, sì, un altro uovo pieno, guardate, bello rosso, e anche qui, quindi 3, 4, 3 uova su 4 sono buone, ottimo. Vado a rimettere il nido dove l'ho preso, eccoci qua. Vado a introdurre il mio bastoncino. Ripeto, bastoncino secco, scagliola. Niente, abbiamo visto un paio di sparature insieme. I presupposti sono buoni. Non sto qui a farvi vedere nel video tanti nidi, ma vi dico che ho fatto un controllino e ci sono diverse uova piene. Quindi le prime deposizioni hanno risposto in maniera positiva alle fecondazioni, quindi i maschi stanno facendo il loro dovere e le femmine altrettanto. A questo punto non mi altro che a questo punto mi rimane soltanto che salutarvi e ci vediamo alla prossima puntata. E lì, la prossima puntata avremo la prima schiusa dei novelli e quindi inizieremo a parlare anche del bastoncino di riproduzione vera e propria, quello che servirà ad andare a svezzare i bulli. Quindi vi prego di non mancare assolutamente per la quinta puntata. Sarà un video nettamente più lungo perché introdurrò il pastone, parleremo dei novelli e parleremo anche di qualche piccolo dettaglio da curare quando nascono i novelli. Quindi non mancate per il prossimo
per la prossima puntata. Un abbraccio da Gabriele Canari Team e un bacio. Ciao.